Ciao, ciao a tutti. Non sono malata, sono semplicemente svaccatissima sul letto a fare un riposino post-prandiale mentre mio marito è andato a fare due passi col suo amico. La mia amica invece sta facendo anche lei il riposino nel suo appartamento. Allora, siamo sul finire della mia vacanza in Puglia e volevo raccontarvi un po' di cose, come è andata, come mi sono trovata. Devo dire che quest'anno ho avuto qualche piccola, piccola delusione per quanto riguarda la ristorazione. A noi piaceva tanto qui, per il fatto che comunque si mangiava benissimo, buon pesce, a prezzi assolutamente competitivi. Imparagonabili a quelli da noi al nord. E invece quest'anno devo dire che c'è stato un certo aumento, che per carità un aumento, un piccolo aumento anno per anno è assolutamente fisiologico. Però il problema è che c'è stato l'aumento sensibile dei prezzi e le porzioni si sono ridotte. Allora per me può anche andare bene, ma per mio marito e suo amico, che sono delle ottime forchette, è stata un po' una mezza delusione. Poi che altro dire? Beh, tutto il resto invece, cioè entrare in un locale, in un negozio, in un ristorante e vedersi venire incontro i titolari che ti abbracciano, ti baciano, felici perché sei tornato, per me è una cosa che ha un aspetto umano che davvero è come dire, va a compensare magari poi qualche altro piccolo dettaglio che non è del tutto ottimo, ecco, diciamo così. Non so, anche l'organizzazione a volte lascia un po', non dico a desiderare, ma non è perfetta. Interventi tempestivi quando segnali qualcosa che non va, non ci sono. Noi ci è capitato di fare tutta una vacanza con un rubinetto che perdeva, cloc, 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 tutta notte, e segnalarlo più volte, e non sono mai intervenuti. Ecco, queste sono le piccole cose che infastidiscono un pochino. Poi però, insomma, il mare è stupendo, il paesaggio pure, la vista del paese, mi riempie il cuore, per cui ecco, ho voluto entrare nel dettaglio per non dire solo le cose meravigliose, ecco, per trovare anche qualche piccolo, piccolo intoppo. Pomeriggio qui si riposa ottimamente perché anche se c'è aria condizionata, c'è l'aria condizionata, non l'accendiamo mai perché abbiamo le finestre, sia dalla parte del soggiorno che qui in camera, che danno, aprendole si vede il mare, per cui arriva l'aria del mare, il mare è veramente 50 metri, per cui si sta benissimo e di notte si respira davvero, si sta bene, per quanto comunque la temperatura è sensibilmente scesa anche qua. Qui sul mio comodino non può mancare, vabbè, gli occhiali da lettura, i caricabatterie sia per il telefono che per il mio adorato Kobo, cioè il lettore multimediale di libri. Eccolo qua, questo è il romanzo che sto leggendo attualmente. Bello, L'enigma di Einstein, è un autore portoghese, non mi ricordo come si chiama. Aspettate, perché non ho gli occhiali giusti. José Rodríguez e altri due nomi che non riesco a leggere. Io preferisco i libri di carta, ve l'ho detto tante volte, però devo ammettere che per viaggiare questo cosino è assolutamente prezioso perché ho caricato quattro libri e mi sono evitato un bel peso in valigia. Quattro libri, sto leggendo il terzo, spero di riuscire in questi ultimi 2 o 3 giorni di leggere anche il quarto, altrimenti lo leggerò a casa.
altre cose da dirvi, ho voglia di rivedere i miei nipotini, specialmente a parte Alice e Lorenzo, che sono i più grandi, ma i due gemellini che hanno compiuto 6 mesi, hanno fatto tanti progressi e insomma quasi 2 settimane senza vederle, sono un po' tanti per una nonna. Sì, mia figlia mi manda praticamente tutti i giorni le foto, piccoli video, ci siamo visti anche con le videochiamate di WhatsApp, però mi mancano tanto. E comunque quando tornerò avrò modo e dovere di spiazzarmi. Bene, penso di avervi detto un po' tutto. Ci rivedremo poi con calma quando sarò tornata a Bergamo. Farò magari dei video un po' più migliori, non si dice, dei video migliori di questi che sono un po' raffazzonati, però era per restare in contatto comunque con voi. Io continuo il mio pisolino, continuo a leggere e vi saluto tutti con un abbraccio, un sorriso. E al prossimo video. Ciao ciao!